Il problema fondamentale in questa campagna elettorale che noi avvertiamo tanto, ma che noi cittadini che lavoriamo ogni giorno avvertiamo da anni sulla nostra pelle, è la mancanza di lavoro. E questa è la prima risposta da dare alla politica. Per me la cultura non è un modo elitario di vedere o snob di vedere la società, ma è un modo per creare posti di lavoro, perché oggi il turismo è l'unica industria su cui Lecce può contare. E parlo in questo caso di Lecce, non del Salento. D'arte sono fondamentali nel turismo e soprattutto sono quelle in cui i turisti spendono di più. Non sono io a dirlo, lo dice l'Osservatorio Nazionale del Turismo. Il turismo balneare, quello da spiaggia, spende un quarto rispetto alle città d'arte. Allora che cosa possiamo fare? L'amministrazione comunale deve parlare un linguaggio di verità. Oggi promettere rifaremo tutte le infrastrutture ferroviarie del territorio è soltanto uno slogan, perché non dipende solo dal comune, dipende dal Ministero delle Infrastrutture, dipende dalla Regione Puglia. Oggi i rappresentanti che si candidano a governare questa città devono dire chiaramente quello che vogliono fare, ma anche quello che possono fare, perché solo un linguaggio di verità cambierà il rapporto fra i cittadini e la politica. Quindi oggi presentiamo 10 punti concreti, realizzabili il giorno dopo e che avranno ripercussioni positive e la creazione di nuovi posti di lavoro, grazie proprio alla cultura e al turismo, che assieme sono la ricetta più importante e la ricetta su cui possiamo contare per far ripartire questa città.